c'ho i pantaloni pieni di pietra. L'avevo ammazzati! E avremmo potuto farti meglio. Ma non sto qui a rompere le palle perché non mi pare niente. Ma nel libro dove non era? Torniamo a vivere perché finalmente dopo anni siderali si vincono due derby, una all'andata e una al ritorno. Ma a me mi hanno detto che sanguinavo un pochino e vabbè, pazienza, il sangue fortifica. Oddio mio, ragazzi, io non ho voce, non ho energie. Questa partita mi ha prosciugato nel corpo e nell'anima. Lazio molto intelligente, avrebbe dovuto, parer mio, fare di più, ma non mi metto qui adesso a rompere le palle, perché quando vinci il derby e chiacchiere, qua ce le diamo le chiacchiere. Partita condizionata da un arbitraggio un po'... Non è che l'arbitraggio ha preso da qualche parte, l'arbitro secondo me ha perso il controllo della situazione già dopo 10 minuti di partita. Ma non mi interessa. Non mi interessa, perché questa vittoria serviva per la testa, serviva per morale, serviva per tutto. E poi di essere in 10 contro 11, devi giocare tutta la partita in 10 contro 11, la devi vincere. Abbiamo anche rischiato di non vincere, e qui veniamo a quello che era la mia più grande preoccupazione, ovvero l'anima combattiva della Roma che non molla mai. Come si è visto la scorsa settimana con Sassuolo, nonostante lo svantaggio numerico hanno continuato a giocare, l'hanno fatto anche oggi. Ma gli è andata male. Io, ragazzi, per altre cose ci vediamo nei prossimi giorni. La cosa importante è la vincere sto derby. La cosa più importante è sempre e solo Forza Lazio, ragazzi. Forza Lazio.